In questo mio viaggio a Shenzhen alla ricerca dei nuovi smartphone, tablet e notebook del mercato cinese, oggi sono passato da un Mi Store per fare una serie di video hands-on con i nuovi Redmi, a partire dai modelli entry level Redmi 8 ed 8A, dei quali sicuramente trovate un video sul nostro canale di YouTube, passando poi al modello intermedio, il Note 8, e chiudendo infine con questo smartphone, il top di gamma, il Note 8 Pro, che è già in vendita in Italia con un prezzo di 259,90 euro, ma che finora non avevo avuto la possibilità di provare dal vivo, e quindi rimedio con questo hands-on qui dalla Cina. Partiamo, come sempre faccio, dal display, che ha una diagonale veramente molto larga di 6,53 pollici, un pannello IPS con risoluzione Full HD Plus di 2340x1080 pixel, e quindi il rapporto di forma è quello consueto, molto comune, di 19:5:9. È un pannello con un'ottima copertura colore NTSC dell'84% e anche un'eccellente luminanza di 500 candele. Entrambe queste caratteristiche vi permettono di utilizzarlo con successo per la riproduzione multimediale e anche all'aperto. Il rapporto poi screen to body è particolarmente alto, del 91,4%, perché oltre a queste cornici sottilissime sulla sinistra e sulla destra, hanno anche utilizzato un notch a goccia qui in alto che ha permesso di ridurre anche lo spessore del bordo superiore. Vediamo se riesco ad aprire qualche applicazione che magari ci permette di vedere il notch a goccia. Il notch a goccia, come al solito, consente di allineare in verticale la camera e lo speaker per ridurre la cornice superiore e quindi avere un design bezel-less su tre lati. È rivestito anche in vetro Corning Gorilla Glass 5, e questa è una caratteristica che troviamo un po' su tutti i nuovi Redmi, ma per il modello Note 8 Pro hanno anche il vetro Corning Gorilla Glass 5 sulla cover posteriore, con questa curvatura 3D che migliora la presa e lo rende anche più ergonomico. Le dimensioni sono di 16,1 cm per l'altezza, 7,64 cm per la larghezza, per uno spessore di 8,79 mm, per un peso complessivo di 199,8 grammi, quindi diciamo 200 grammi. Un buono smartphone completo su tutti i versanti, adatto anche per giocare, ma ve ne parlo a breve. Adesso vi voglio mostrare un po' il frame, che è nella stessa colorazione della cover posteriore, abbinato, e ospita qui sulla sinistra un carrellino per due SIM, potete anche inserire micro SD. In alto c'è il forellino del microfono ed una interfaccia di infrarossi per utilizzarlo come telecomando, sulla destra bottone accensione, bilanciere del volume, insomma le interfacce sono un po' tutte dove dovrebbero essere, in una posizione abbastanza tradizionale e consueta. In basso abbiamo il jack da 3,5 mm, una USB-C che supporta anche la ricarica rapida fast charge da 18 watt, lo speaker e il forellino del microfono. Quello in alto serve soltanto per la cancellazione del rumore, quindi per escludere i rumori di fondo. E sulla cover, a parte il vetro Corning, abbiamo questa colorazione con gradiente scuro al centro che si alleggerisce come tonalità verso i bordi. Il colore in questo caso è il forest green, ma c'è anche la versione pearl white e mineral grey. E anche qui ritroviamo un design simmetrico che Xiaomi ha utilizzato per questi Redmi, forse ispirandosi un po' al design degli Oppo Reno, con disposizione in verticale del logo e dei sensori dei componenti. Abbiamo qui tre camere del set di 4, la quarta è spostata qui di lato sotto il flash LED, c'è il fingerprint reader, e poi per quanto riguarda le camere abbiamo una camera primaria da 64 megapixel. Questo Note 8 Pro è stato uno dei primi smartphone al mondo a montare questi sensori da 64 megapixel per la camera, con pixel come al solito di dimensioni ridotte da 0,8 micrometri, che però combinano con una tecnologia di Quad Bayer che chiamano Super Pixel 4 in 1, per fare scatti da 12 megapixel ma con migliori performance in condizioni di luce scarsa.
È abbinato questo sensore primario ad un sensore ausiliario da 8 megapixel con un angolo di 120 gradi, quindi parliamo di un ultra grandangolare, e pixel da 1 e 12 micron, un sensore da 2 megapixel per le macro dedicato agli scatti ravvicinati con una distanza minima di 2 cm e pixel veramente di dimensioni enormi da 1,75 micrometri. Come al solito, più è grande il pixel, migliori sono le performance in low light, più cattura la luce, e una camera infine sempre da 2 megapixel per la profondità di campo. Frontalmente abbiamo un sensore da 20 megapixel che supporta l'HDR e l'AI Beautifier. E vi mostro subito il software, questo è quello ovviamente della camera principale. La camera frontale, vi ho già detto, supporta la AI, l'intelligenza artificiale per il miglioramento del volto. Abbiamo la possibilità di switchare al sensore grandangolare oppure di tornare su quello principale. Possiamo fare uno zoom digitale 2x. Possiamo attivare l'HDR, la AI, con il riconoscimento delle scene 5.0 e il sensore per gli scatti macro. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare la modalità 64 megapixel per fare scatti con il massimo della risoluzione, e quindi scatti che potete andare a zoomare senza perdere qualità e nitidezza. La modalità ritratto, che supporta la sfocatura e l'effetto bokeh sullo sfondo, coadiuvata dalla AI. La modalità notturna, panorama pro, e poi ovviamente anche video con una risoluzione massima, che andiamo adesso a vedere, di 4K e un frame rate di 30 frame al secondo. E voglio anche mostrarvi cosa c'è all'interno. Con My Device abbiamo un processore Helio G90T. È un nuovo processore di MediaTek dedicato proprio agli smartphone da gioco, con ottime performance sia sui core di calcolo, perché ha due core ad altissime prestazioni, Cortex A76, sia sul profilo della grafica, con una GPU Mali G76 a 4 core. È abbinato a 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e a 64-128 GB di storage UFS 2.1. La batteria è da 4500 mAh, vedete qui c'è il dato, e permette di giocare per 10 ore, con anche la possibilità di avere una ricarica del 100% in sole 2 ore, grazie alla ricarica rapida da 18 watt. Hanno anche curato particolarmente il profilo dell'audio con un altoparlante ultralineare 12-17. C'è la MIUI 10 a bordo con Turbo 2.0 che accelera un po' tutto il sistema, e quindi questo Redmi Note 8 Pro è uno smartphone veramente molto completo, che va bene sia per fare scatti, quindi per la fotografia in movimento, anche per fare video in movimento, e anche per giocare. Uno smartphone a tutto tondo con un prezzo molto competitivo, che vi ho già detto è di 259,90 a partire da per il mercato italiano. E vi voglio mostrare anche, con l'aiuto di questa applicazione per la demo, le funzionalità principali. Ci sono una serie di highlight a partire dal sensore da 64 megapixel, passando poi al raffreddamento al liquido. C'è una pipeline che attraversa tutto lo chassis per ridurre le temperature di 4-6 gradi e quindi consentirvi di mantenere le performance di gioco sostenute più a lungo. E poi ancora design, nano coating, e quindi un po' tutte le caratteristiche delle quali vi avevo già parlato, compreso anche l'NFC e un particolare sistema di antenne che hanno chiamato Wi-Fi X, che permette di avere sempre un segnale ottimale anche quando impugniamo lo smartphone per giocare in questa maniera.